La copertina di Crozza del programma di martedì, andato in onda ieri sera, 2 dicembre, sulla 7, si è aperta con il comico nelle vesti di Il Padrino. Ciao Giova, pensa che fino alla settimana scorsa il problema di Roma era la banda di Marino. Ora 37 arrestati per mafia, 100 indagati tra cui l'ex sindaco Alemanno. Beh, che dire, mi sto affezionando a questa città, mi sento come a casa a Palermo. L'hanno chiamata Operazione Mondo di Mezzo. Io l'avrei chiamata piuttosto Operazione Mezzo Mondo. Sotto il cupolone Roma non si è accorta che c'era una cupola più grossa. Ora per il Quirinale sono d'accordo con Renzi. Riccardo Muti è perfetto, agevola il dialogo. Muti, tutti muti vi vogliamo. Quindi si rivolge ad Alfano presente in studio. Il vero problema di questo paese è l'articolo 18. Cambiamo verso. A questo punto, tolti i panni del padrino, Crozza veste quelli di Berlusconi. Sono passato dal padrino al papino. Quindi illustra un programma politico tutto dedicato agli anziani, con tante cose sotto costo, compreso un cofano in mogano consegnato a domicilio. Una volta tolto il trucco, Crozza comincia a parlare della situazione politica attuale. Se pensi che una settimana fa l'ISIS ha detto che sarebbe arrivato a Roma, si sono fatti fottere per un soffio. Eleggere Presidente della Repubblica Giuliano Amato non potrebbe mai funzionare. Piuttosto gli italiani sono disposti a tenersi la febbre per settimane. Il leader che sta crescendo di più nel gradimento degli italiani è Salvini, che ieri ha chiesto scusa al Sud. Parte quindi una nuova trasformazione e appare l'immancabile personaggio di Renzi. Dov'è quel famoso sondaggista che si inventa i numeri a... Beh, avete capito. Ho qui il risultato del suo ultimo sondaggino, dove dice che io sarei calato al 49% e non arriverei al 50%. Non è possibile! Perché uno così bravo come Pagnuccelli non va a fare i sondaggi in Albania con Pupo alla Costa Magna? Quindi Crozza Renzi fa finta di ricevere una telefonata. Artini, se sei microfonato e ti telefonano, metti giù, non metti il viva voce. Che simpatico Artini, non capisce niente fin dalle medie. 49%. Aveva ragione Grillo. Termina così l'ennesima copertina di Crozza.